Una bella giornata di sole nel secondo giorno d'inverno è stata lo scenario per l'inaugurazione della nuova struttura prefabbricata, realizzata su iniziativa della Fondazione Mission Bambini, in accordo con l'amministrazione comunale e finanziata da Fondazione ProSolidar, che dal 9 gennaio ospiterà i bambini della scuola materna e del nido. Vogliamo dare una nuova speranza e un nuovo futuro ai bambini di Norcia, dice il presidente di Mission Bambini, l'ingegner Goffredo Modena. Oggi è una giornata di gioia e felicità e vorrei pensare di poter cancellare le insicurezze e le incertezze sul futuro. Circa 50 saranno i fruitori della struttura, oggi già quasi tutti presenti all'inaugurazione dove a salutarli, oltre che alle istituzioni c'era Babbo Natale con doni per tutti. È il primo edificio pubblico di Norcia, ricostruito dopo il terremoto del 30 ottobre. La scuola si chiamerà Norcia Rinasce, perché da qui e dai bambini una comunità deve ricominciare a vivere, ha detto il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. È una giornata di sole, quindi evidentemente qualcuno lassù ci sta guardando e questa è una giornata importantissima. Io onestamente non credevo ce l'avremmo fatta e quindi il grazie evidentemente va a tutti coloro che hanno fatto sì che questo miracolo si potesse compiere. Ricominciare dai bambini significa ricominciare dal futuro e questo è ciò che vogliamo fare questa mattina con questo gesto simbolico. Non sarà l'unico, prima di Natale come avevamo promesso, perché già a partire da domani inizieremo a consegnare i primi container collettivi e quindi tutte le persone che sono nelle tende nella nostra città da domani avranno un posto più caldo dove poter stare. Quindi, come dire, un grande segnale di speranza. Speriamo che questo Natale sia veramente il Natale della rinascita. I tempi di consegnare a breve la nuova struttura sono stati dunque ampiamente rispettati. La proposta di finanziare questa struttura, dichiara l'avvocato Giancarlo Durante, presidente di Fondazione ProSolidar, ci è arrivata dalla Fondazione Mission Bambini. Avevamo già in atto una raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto in centro Italia e abbiamo deciso di coprire i costi di questo intervento perché risponde alle situazioni più delicate come quelle dell'infanzia. Durante inoltre comunica l'aggiunta di ulteriori 20.000 euro per arredi e attrezzature per l'avvio dell'attività didattica. La struttura è un manufatto prefabbricato di 184 metri quadrati, antisismico, costato 230.000 euro ed ha piena affidabilità di durata negli anni, sia sul piano della sicurezza che del rispetto ambientale, soddisfacendo tutte le necessità anche ludiche dell'infanzia norsina, vittima del sisma. Al progetto hanno pensato gratuitamente Imprese Aquilane. Sappiamo bene cosa significa perdere la speranza, dichiara l'architetto Eliseo Giannini. Ci siamo mossi nel segno della solidarietà e dell'esperienza maturata dopo il sisma del 2009. Un regalo dall'Aquila da mettere sotto l'albero anche per i bambini di Norcia. Ad arredare l'interno della scuola e un attrezzatissimo modulo cucina ha pensato Casa Alessia Onlus di Novara, venuta a conoscenza del progetto tramite l'onorevole Umbra Katia Polidori, sostenitrice dell'associazione. I progetti che sosteniamo in Italia e all'estero, dice il presidente Giovanni Mairati, sono tutti volti ad aiutare i bambini bisognosi, come era nelle intenzioni di mia figlia Alessia, a cui l'associazione è intitolata. A fargli eco il dottor Raffaele Lanzo, in rappresentanza del comune di Novara, che racconta come i suoi concittadini abbiano risposto all'appello di solidarietà lanciato dal comune. In pochi giorni abbiamo raccolto scatole di giocattoli, dice, e materiale di vario genere che abbiamo consegnato oggi con molto entusiasmo. Come comune, inoltre, abbiamo provveduto a raccogliere anche un'importante somma che sarà ripartita tra i comuni colpiti dal terremoto. Insomma, finalmente il cerchio si chiude, tutti sono rientrati a scuola ed è da qui che riparte il futuro, anzi la rinascita, ricominciando dai bambini.